ho parlato ora con il comandante generale dei Vigili del Fuoco da Roma, che ha inviato ulteriori squadre, non solo dalla Toscana, anche dall'Emilia Romagna, perché siamo ora a circa 400 chiamate in attesa, in lista per i Vigili del Fuoco. E infine siamo al lavoro per ripristinare anche le strutture, come ad esempio quella alle mie spalle, come le case popolari. Abbiamo per ora ospitato circa 28 famiglie in città, altre 5 nell'area metropolitana, dando loro diciamo ospitalità nelle strutture alberghiere. E quindi la macchina dell'emergenza è al lavoro ininterrottamente da quando si è scatenato l'inferno sulla parte est della città, ma devo dire anche la macchina della collaborazione volontaria e della solidarietà, ovviamente non mi stupisce, perché in questi momenti Firenze dà sempre il meglio di sé.